Un saluto, ben ritrovati, come state? Buona giornata, buon sabato, buona vigilia, buon weekend a tutti quelli che hanno il Milan nel cuore. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, giornata di vigilia, voglio tantissimi like, o meglio spero, in tantissimi like. E vi ricordo anche di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella, mi raccomando è importante attivare la campanella anche se siete già iscritti e non l'avete attivata, così non perdete neanche un video se vi va ovviamente. Eh, iscrivetevi in questa zona, chi non si iscrive tifa Fiorentina. E tra l'altro, ragazzi, eh, curiosità, ho una maglia ufficiale della Fiorentina che mi era stata regalata da Lazzari, ex giocatore della viola con cui avevo fatto amicizia in una vacanza formentera, eh, credo 15 anni fa. A questo punto, io con le date non vado molto d'accordo, però credo che sia passato tanto tempo. L'aveva indossata dopo un Milan-Fiorentina, me l'aveva data, la, la conservo. Insomma, ho un po' di magliette, ovviamente maggioranza minaniste eh, come state che sensazioni avete l'ultimo atto ragazzi è l'ultimo atto sembra quasi l'ultimo giorno di scuola quando però non sei felice perché poi eh, in quel caso iniziano le vacanze sei felice in questo caso invece c'è una pausa forzata di un mese e mezzo che è un po' in, un inedito assoluto con questo mondiale di mezzo che tra l'altro non facciamo quindi credo che gli italiani che non vanno neanche a fare i mondiali e vorrebbero i propri club in campo dopo averli, visto, eh, dopo averli visto di fatto ogni tre giorni sentiranno molta mancanza magari ecco vederli ogni tre giorni è stato forse un po' troppo non lo so nel senso che magari non fai tempo neanche a gustarti una vittoria che scendi subito in campo magari ecco il periodo giusto di, tra una partita e l'altra potrebbe essere di 4-5 giorni forse 5 giorni sarebbe perfetto Così la squadra si riposa, gusti, pregusti e scende in campo. Eh, non bisogna sbagliare contro una Fiorentina che ha fatto 5 vittorie di fila. Una squadra che, che si è ripresa in fiducia. Eh, L'anno scorso l'abbiamo battuta con un gol nel finale di Leao a San Siro, gara che è stata una degli spartiacque della stagione. Ci sono delle novità. Ci sono delle novità. Intanto in bocca al lupo di nuovo ieri a Furlani... Che si è insediato, segno di continuità, innovazione nella continuità. Eh, ed è una formula questa che secondo me può essere vincente. Perché il Milan è una macchina che funziona e quindi non bisogna stravolgere la squadra. Bisogna continuare portando magari delle modifiche, dei miglioramenti. Eh, un grande rosso nero Furlani che era già comunque da diversi anni nel mondo Milan. Ci sono delle novità, allora. Ehm, la, la brutta novità che poi oggi verrà certificata con ogni probabilità riguarda purtroppo l'infortunio di Messias che ieri si è fermato anzitempo in allenamento per un problema muscolare. Ora, ragionando insieme a voce alta, il problema muscolare tendenzialmente 9 volte su 10 o 9,9 volte su 10 ti, ti, ti lascia fuori. È vero che poi dici, magari lo posso rischiare perché poi c'è un mese e mezzo, però ecco, se poi ha un problema e peggiora, rischi di perderlo per un periodo più lungo. Quindi, o starà bene, o non verrà utilizzato, verrà verificato oggi, ma molto probabilmente Messias non ci sarà. Ed è un peccato perché Messias è un giocatore che in questo momento, secondo me, ha ritrovato lo smalto, ha ritrovato freschezza, fiducia nei propri mezzi, e se ci pensate ha fatto due gol in due partite consecutive senza giocare gare intere e contro la Cremonese è stato il migliore in campo saltava sempre l'uomo, ne ha fatti munire un paio eh, palle dentro, tiri, pericoloso quindi perdiamo sulla destra un giocatore che a inizio anno non era così tanto in, in condizione e in fiducia ha avuto il problema, è rientrato, ha carburato e adesso era nel suo top della forma quindi è un peccato, vediamo oggi se ci sono sorprese ma è un gran peccato, se come riteniamo, Messias non ci sarà, poi lo perdiamo per una partita non per 5-6, perché c'è la sosta. Però per questa partita era importante averlo, avrebbe giocato sicuramente al 101% sulla destra. Senza di lui che cosa succede? Ci può essere una bella sorpresa. Una gran bella sorpresa. Eh, a meno per quanto mi riguarda, ma capisco che questo che vi sto per dire dividerà molto, perché ormai ci sono due partite nel Milan. Ci sono i, eh, quelli che aspettano dechetelare e ci sono io tra questi, e ci sono quelli che invece l'hanno già etichettato come un, eh, un pacco. Mi sono permesso di dire ieri ragazzi un pacco che viene convocato per andare ai mondiali in un nazionale come quella del Belgio. Che è tra la migliore a livello mondiale, non l'ho mai visto nel senso. Secondo me non è un pacco. Poi c'è un po' la rapidità nei commenti, nelle sentenze. Direi che l'esperienza insegna di andarci molto cauti. Sarebbe bello se domani potesse scendere in campo e fare la differenza. Effettivamente, però, l'abbiamo visto tutti molto impaurito. Da quando è arrivato lui, le prestazioni erano così. E poi sono scese, 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 scese. Quando è entrato in campo a Cremona è scivolato, sembrava impaurito, insomma, non era esattamente sul pezzo. Però l'assenza di Messias, complice l'assenza di Salemakers, porta a delle riflessioni. Una potrebbe essere quella di far giocare Rebic sulla destra. Ma non credo, per come ha giocato contro la Cremonese Rebic, credo che domani siederà dalla panchina e sarà eventualmente un giocatore spendibile a gare in corso. In questo momento poi la rifinitura di oggi fugherà ogni dubbio, salvo che poi Pioli se li porterà fino a domani mattina. Eh, il, eh, ci, ci, ci farà capire la rifinitura chi vincerà il ballottaggio tra De Chetelare e Krunic. Dovesse giocare il belga, giocherà invece con, ogni, con sicuramente Brian Diaz, quindi sicuri del posto Giroud, Leao. Ritorna anche Fernandez. Brain Diaz per la prima volta, credo dall'inizio sicuramente sì. A gara in corso, forse uno spezzone l'avevano fatto insieme. Credo per la prima volta eh, sì, l'avevano fatto insieme uno spezzone. Perché mi ricordo che quando aveva segnato, credo eh, un gol, forse proprio Brahim era andato a ringraziare. De Cetelare perché va dato la palla a Tio Hernandez. Vado, vado un po' a memoria anche se la memoria ultimamente mi sta perdendo qualche colpo. Vedere per la prima volta dall'inizio Brahim De Cetelare secondo me è una cosa molto interessante, soprattutto se facciamo giocare magari in mezzo Brian Diaz e De Cetelare finalmente sulla destra. Potrebbe secondo me rappresentare una bella svolta perché il belga non è il trequartista classico del Pioli pensiero. Secondo me dovrebbe giocare un po' più sulla destra, anche se Piole inizialmente aveva bocciato questa idea. Il balottaggio con Krunic, Vi dico sinceramente che cosa mi aspetto: è probabile che alla fine giochi Krunic in mezzo, con Brahim sulla destra e sulla sinistra Leao. Quindi, De Ketelare, visto anche molto negativo l'ultima partita, dovrebbe partire dalla panchina. Però vediamo: magari la convocazione al mondiale gli ha dato più fiducia. E, e domani a sorpresa lo vediamo dall'inizio con Brahim Diaz in quello che sarebbe un attacco molto di fantasia, fantasioso, forse fantastico cioè Leao, eh, Brahim Dechetelare o De Dechetelare Brahim che magari si possono anche invertire o alternare in avanti Giroud considerando l'avversario, considerando il momento in cui noi stiamo subendo un po' troppo anche se arriviamo da un cliché contro la Cremonese Probabilmente Pioli partirà per, per, con l'idea di un po' più equilibrio, quindi Ben Tonali e Krunic, o da trequartista o da mezzala, però un centrocampo un po' più robusto per cercare di ridare un po' un equilibrio a una squadra che nel frattempo l'ha un po' perso quest'anno rispetto alla solita dello scorso anno, in attesa che rientri Mignan eh, e rientrino insomma un po' tutti. Ditemi che cosa ne pensate, che cosa fareste voi, eh, dispiace perché ce n'è sempre una. Potrebbe esserci quella bella sorpresa che magari tanti di noi auspichiamo, decatelare Ibrahim insieme in campo con decatelare sulla destra. A me non dispiacerebbe affatto. Commentate numerosi: colgo l'occasione per ricordarvi che il 4 dicembre, è una domenica alle ore 19.45, faremo il party natalizio di Milanello in Lombardia, in Brianza, a Seregno, al locale Phil, a un quarto d'ora da Milano, facilmente raggiungibile sulla uh, statale 36 la Valassina l'ingresso costa 15 euro comprensivo di consumazione apericena, antipasto pinza primo, insomma un po' di cose vi consiglio di prenotare vi metto qui sotto il numero per mandare un whatsapp e prenotare il vostro tavolo ovviamente anche la prenotazione del tavolo si mangia seduti, sono compresi e quindi vi consiglio perché poi i posti finiscono, ci sono già diverse prenotazioni vi aspetto numerosi, vi aspettiamo ci saranno anche colleghi, colleghe anche le radiazioni QSUS per un party natalizio tutto rosso nero dei campioni d'Italia. Mi raccomando, vi aspetto. Numerosi: un abbraccio, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi qui. Che non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. Oppure la viola, ciao!